Non sono contenti, ma un passo in avanti è stato fatto, aprendo una breccia nel muro che in questi anni ha sempre ostacolato il riconoscimento delle unioni civili per le coppie dello stesso sesso. È un commento che guarda verso il futuro, quello della giovane associazione lughese Over the Rainbow, attiva in tutto il territorio ravennate, il giorno dopo l'approvazione di una cirinnà, di fatto mozzata, in Senato, consapevoli che la lotta verso l'uguaglianza sarà ancora dura. È evidente che l'approvazione in Senato delle unioni civili sia un enorme passo avanti, sia per noi, per i nostri diritti doveri di coppia, sia per l'Italia. Questo perché è la prima volta, dopo innumerevoli tentativi che partono dal 1988, anno in cui sono nato tra l'altro, che siamo arrivati all'approvazione di un DDL sul riconoscimento delle coppie omosessuali, anche se sì, per ora solo in Senato, ma quello era l'ostacolo più grande. Da un punto di vista personale non posso fare a meno di considerarla come una breccia in un muro che è stato eretto per fin troppo tempo da clericalismo e omofobia, sia nella politica che nella società, di cui ne abbiamo visto molti esempi in questo periodo, non di meno anche in aula. E mi aspetto di vederne ancora man mano che ci avviciniamo all'approvazione in toto della legge. Questa breccia arriverà a sfondare di tutto quello un giorno, spero non troppo lontano. Solo quel giorno però potremmo dire che abbiamo vinto, diciamo. Al momento esito un po' a farlo, esitiamo un po' tutti a farlo, perché questi diritti e doveri basilari di coppia sono stati ottenuti a scapito dei figli delle famiglie arcobaleno, che sono stati letteralmente cancellati dal Senato come se non fossero mai esistiti. Nonostante si avvicini di molto la nostra possibilità di sposare le persone che amiamo, io non me la sento molto di festeggiare appieno, sapendo che le famiglie arcobaleno si sentiranno denigrate, escluse e ignorate, poi considerando dopo promesse su promesse cui hanno fatto seguito solo dei gran giochi politici. L'assenza dell'obbligo di fedeltà da molti è stato visto come una sorta di riconoscimento di un'unione di serie B. Tu come la vedi? Il DDL in sé è un'unione di serie B, perché non è che ci dà l'uguaglianza piena, diciamo che dice sì, siete uguali ma non proprio uguali, lo siete un po' meno e così, quindi in ogni caso sarebbe una cosa di serie B. E diciamo che ci dovevamo comunque aspettare, tra lo stralcio delle special adoption e qualche altra modifica. Il ribasso deve esserci perché il PD, per forza di cose, è andato a cercare il consenso in quella frangia politica che non era favorevole praticamente a niente del DDL. Quindi in ogni caso è un passo comunque avanti. Personalmente, cosa devo dire? Io sono fedele al mio fidanzato e se mi sposassi con lui gli sarei comunque fedele, che ci sia scritto o meno, però ovviamente sono cose che dovrebbero essere scritte, cioè nel senso in modo uguale alle coppie eterosessuali. Si sta già parlando a marzo di fare una manifestazione di protesta a Roma per l'approvazione appunto di questo DDL mozzato. Pensate di partecipare, di fare qualcosa anche voi? Alcuni di noi parteciperanno ed è, diciamo, una cosa anche dovuta, perché sì, può essere anche una protesta, perché in ogni caso il DDL è ancora più al ribasso di quanto non fosse già prima, su cui c'erano posizioni, diciamo, opposte tra varie azioni, diciamo. Però è anche una manifestazione per incentivare a lavorarci su, a colmare il vuoto legislativo che si è di nuovo creato per i figli delle famiglie arcobaleno, per migliorare questa legge in futuro. Insomma, è sempre per ricordare che noi ci siamo comunque per lottare, continueremo a farlo fino a quando arriveremo all'uguaglianza piena. Domani a Lugo e a Ravenna, sempre a proposito di tematiche LGBT che in questi mesi hanno fatto discutere, avrete un incontro dedicato al libro Papà, Mamma e Gender. Domani abbiamo previsto un incontro con la Michela Marzano del per parlare sul intanto del suo libro Papà, Mamma e Gender, e poi appunto per questo l'abbiamo invitata, perché a Lugo se ne sentiva un gran bisogno, anche perché
c'è stata una totale disinformazione su questa parola magica gender, e quindi era opportuno invitare anche qualcuno che l'avesse affrontato di prima persona questa cosa, anche in famiglia, e avesse un attimo le facoltà e comunque l'onestà intellettuale di parlarne seriamente e di mostrare tutte le vicissitudini che sono scaturite, tutti i fraintendimenti e le false paure che ci sono state, diciamo. Federico Lega, per Fenza Web TV.